Bene, sì, quindi benvenuti in questo nuovo video. Siamo qui in questo video per andare a parlare un po' di Vibonese. Pareggio, comunque, buon pareggio da parte della Vibonese, che quindi fa secondi punti comunque con Roselli in panchina. Dopo il pareggio di Viterbo arriva anche il pareggio in casa con il Catania. Sicuramente bisognava cercare di fare magari qualcosina in più a livello di generale. Comunque, 3 punti sono stati fondamentali, ma io credo che comunque una partita come questa contro il Catania, un punto ci sta e anche bene ci sta. Ci sta anche bene, ovviamente queste sono le partite in cui dobbiamo cercare di accumulare più punti possibili per poi vincere i scontri diretti, sono quelli da vincere. Poi col Catania ci sta a non vincere, ci sta assolutamente. Peccato un po' perché in primo tempo siamo passati in vantaggio con Plescia, che ormai segna sempre, penso sia arrivato in doppia cifra Plescia, molto bene, sono contento per lui. Però dopo pochi minuti prendiamo il gol da parte di Sarau. E peccato un po' per questo, però tutto sommato comunque pareggio veramente importante con una squadra di altissimo livello. Vibonese che adesso comunque sta a 24, adesso aspettando un attimo quello che farà la Paganese, che nel momento in cui sto registrando sta perdendo. Comunque siamo attualmente a un punto in più della zona playout. L'importante ormai quest'anno è giocarci questa posizione, ormai siamo noi che giochiamo, siamo noi. Più che altro il problema grande è proprio che non c'è nessun altro, cioè siamo noi e le squadre in zona playout. Quindi le altre hanno già un distacco importante, cioè il Monopoli ha 6 punti, anche il Francavilla, quindi non riusciamo a avere altre squadre coinvolte in questa lotta, se vogliamo, almeno al momento, quindi questo è un po' l'aspetto negativo, però tutto sommato va bene. Pareggio di oggi sono contento, adesso bisogna solo pensare alla prossima, che sarà comunque molto importante. Ripeto, oggi va benissimo il pareggio, la prossima Foggia, alta partita comunque non semplice, perché andare a Foggia non sarà per nulla semplice, anzi, il Foggia è una squadra che sarà stata comunque lottando per i playoff, è lì a metà classifica, all'ottavo posto in classifica, sarà difficile come vi dicevo, però il Vibonese deve andare lì a fare punti per continuare comunque a allontanarsi e cercare di stare il più lontano possibile da quella che è la zona playout. A questo punto mi fermo, ci vediamo quindi con un prossimo video. Ciao ragazzi!